Buongiorno, oggi parliamo di questa valvola termostatica, questo elemento misterioso per molti che abbiamo in casa. E vediamo un po' di rendere pratico questo video perché questa è la cosa più importante. Io ho visto che ci sono diversi video sulle valvole termostatiche che spiegano nei dettagli gli aspetti tecnici in maniera molto esauriente, però credo che noi abbiamo bisogno in casa di sapere come usare in maniera più pratica questa valvola e a cosa serve. Allora, molto brevemente, questa valvola termostatica ha al suo interno un sistema meccanico di dilatazione che in base alla temperatura che sente nell'ambiente di quella stanza, specificamente di quella stanza, e ogni stanza ha la sua valvola e quindi la sua temperatura che noi impostiamo. E questa dilatazione di questo meccanismo che c'è dentro qua va a chiudere o aprire il pistoncino della valvola, questa dove passa l'acqua. Quindi è composta di due pezzi, la valvola dove passa l'acqua e la testina termostatica che apre o chiude, fa questo movimento all'interno, chiude quando deve chiudere, apre, lascia passare l'acqua, quindi si scalda il termosifone. Abbiamo quindi detto che vogliamo rendere pratico questo video. Dunque, qui noi ci ritroviamo ad avere una valvola, come avrete anche voi, con dei numeri. Vediamo se riusciamo a mettere bene a fuoco. Ecco, partiamo dallo 0, vedete abbiamo lo 0, qui è chiusa completamente la valvola. Poi abbiamo questo fiocco di neve. Cosa significa? Allora, se noi abbiamo una casa in montagna, per esempio, dove non stiamo, noi non ci abitiamo e solitamente si ha il timore che geli l'impianto, quindi possono gelare i tubi dell'impianto, i caloriferi, la caldaia stessa possa subire un congelamento e quindi rompersi qualcosa dentro la caldaia. Mettendo le valvole in questa posizione, cosa succede? Succede che quando la temperatura, questa testina qui sente la temperatura che sta arrivando allo zero, quindi ai 2 gradi, 3 gradi, 2 gradi e così via, fa passare l'acqua, quindi si accende la caldaia e stempera o comunque fa mantenere la temperatura dell'acqua sopra lo zero, quindi mantiene. Fa in modo che non congeli i tubi, non congeli l'acqua dentro il termosifone, dentro i tubi, dentro la caldaia. È un sistema di anticongelamento. Ok? Se abbiamo una casa in montagna, lasciamo tutto inserito, gas, elettricità e tutto quanto, e mettiamo la posizione in questa posizione la valvola e fungerà proprio da anticongelamento. Ok? Quindi non troveremo tubi rotti perché funzionando, se sono nuove le valvole funzionano bene, hanno questa funzione. Poi da qui abbiamo 1, 2, 3, 4 e 5. Cosa significa tutto questo? Beh, è molto semplice capire che più apriamo e più caldo avremo, giusto? Quindi così è il massimo aperto al massimo, quindi la valvola. Ma è un discorso di aperto al massimo o di che cosa? È un discorso di temperatura. Cioè, a differenza di quello che può essere una valvola normale, che se noi la apriamo a metà o la apriamo tutta non cambia niente, l'acqua passa e scalderà sempre alla temperatura massima. Invece qui il discorso è che se noi la teniamo a 3 abbiamo una temperatura, la teniamo a 2 ne abbiamo un'altra, la teniamo a 4 un'altra ancora e a 5 un'altra ancora. Ma allora c'è un modo per capire a che temperatura stiamo? Per esempio, molti dicono che sul 3 abbiamo 20 gradi, ma
Più o meno potrebbe essere vera questa cosa, ma a noi ci interessa ben poco. Noi possiamo usare questo parametro come un riferimento approssimativo. Pensiamo che sia 20 gradi, va bene, proviamo a lasciarlo sul 3 e vediamo se in quella stanza, lasciandolo sul 3, abbiamo una temperatura gradevole, che è sufficiente, che ci basta. O se è troppo caldo, se è troppo caldo, abbassiamo un po'. E invece troppo freddo l'alziamo un pochino e vediamo, lasciamo un giorno così e vediamo com'è. E così via. Cioè ogni stanza che noi vogliamo scaldare in maniera adeguata, agiamo su questa valvola e poi quando abbiamo trovato la temperatura giusta, che ripeto, non è tanto il discorso di quanta temperatura dà ogni numero, ma di quanto basta per voi, basta per te. Se poi invece vuoi avere 20 gradi nella stanza, non fai altro che prendere un termometro, metterlo nella stanza e agire sulla valvola, riscontrando poi la temperatura che è arrivata a 20 gradi in quella stanza. Questo può succedere, per esempio, se abbiamo una stanza a nord e una a sud, chiaramente avremo bisogno forse di regolare in maniera diversa questa valvola. Quindi il punto è, quando hai trovato la posizione che ti sta bene per te, ecco, non toccarla più. Oppure, se la vuoi chiudere, dici, poi ho trovato che il 3 più un punto è quella giusta? Va bene, adesso però la voglio spegnere perché lì in quella stanza non ci sto più. Va bene, lo spengo. Poi quando la riapro, la riaprirò a 3 e un puntino. Ok? In questa maniera qua abbiamo trovato la posizione e il modo per gestire la nostra valvola termostatica. Bene, spero che possa essere stato utile, che possiate agire in maniera più consapevole su questa valvola termostatica e quindi poter avere un più miglior comfort nelle vostre stanze. Arrivederci al prossimo video. Grazie.